Poi andiamo avanti col giro, troviamo fessurazioni solite, qualcuno dirà ovvie, ma ovvie non sono, i crepi in prossimità dei bancali delle finestre, vedete anche sotto, piuttosto che dei crepi negli angoli alti sempre della finestra. Anche qua, se vedete, c'è una lonatura perché questo cretto era già venuto fuori subito dopo un mese dall'esecuzione del capotto. Il pittore, il capottista, è andato a ritoccare con un colore, ma ovviamente il colore non riesce a fermare le tensioni esterne del capotto. Poi vedremo perché si sono formate. Altre situazioni anche qua, vedete, intanto comincio a vedere che c'è la rasatura molto compressa sul contorno in marmo. Quando non ci sono vie di fuga, quindi non ho detensionato il mio esoscheletro, l'esoscheletro è la rasatura armata esterna, noi diciamo sempre 5-6 mm meno, quindi doppia mano di rasante con la rete interposta. In questo caso, come vedremo dopo, in realtà la rasatura aveva uno spessore di 4 mm abbondanti, 4,2, però vedremo qual è stato il problema che ha causato queste microfessurazioni. Uno dei problemi, come si vede qua, è che la rasatura è appoggiata a tutto quello che incontra, e quindi alla gronda di copertura, ai marmi, ok? E non ha scarico nel punto più critico, che è l'angolo. Lì, non essendo scaricata al suo interno e non essendo trattenuta la tensione, chi è che trattiene la tensione della rasatura? È l'armatura. L'armatura è la rete, una rete che minimo deve essere di 160 grammi o più, e che deve essere posizionata nel terzo verso l'esterno. Teoricamente, prima di fare l'intonachino, io potrei ancora vedere la tramatura della rete e fare l'intonachino, cioè la rete va tutta verso l'esterno, verso di me, quindi che guardo la rasatura, perché è quella che trattiene. L'esoscheletro è appunto la rete, la parte strutturale dell'esoscheletro, cioè rasatura armata, è la rete, la parte strutturale è la rete. Questo qua è interessante, vedete lì c'è un piccolo salto di quota del capotto, e dove è segnalata la freccia di sinistra, abbiamo un po' ingrandito la foto e faccio vedere questo cretto verticale in prossimità di cosa? Anche qua ti domandi, ma com'è possibile un cretto così? Non ci sono finestre, non c'è l'attacco a terra, non c'è niente. Quei creti lì si sviluppano ogni 2 metri e 40. Lì c'è un paraspigolo. Sì, un paraspigolo. L'elemento in resina con rete premontata che fa da paraspigolo è lungo 2 metri e 40. Ogni giunta di paraspigolo parte un creto. Perché? Innanzitutto perché solitamente non posizionano il paraspigolo con la colla a tutta lunghezza, mettono 2, 3, 4 punti di colla, lo appoggiano lì e lo battono con la pertica finché imbolla. Stop. Poi rasano. In realtà il paraspigolo deve essere fermato, e per essere fermato deve essere incollato, perché se non lo incollo, le tensioni fanno sì che nei punti di giuntura ci siano dei movimenti, perché non è detensionato, perché non è incollato a tutta superficie. E quindi partono questi creti qua che si alzano per circa 20-25 centimetri. E importanti anche, un millimetrino e mezzo di larghezza. Okay? Poi c'è un altro particolare. Quando noi scegliamo la marca del tipo di paraspigolo piuttosto che rompigoccia, utilizziamo marche che abbiano all'interno dei pacchi degli spinotti di giuntura tra paraspigoli. Praticamente il paraspigolo ha una femmina, il paraspigolo che arriva, o il rompigoccia che arriva, e una femmina, il rompigoccia che parte. Lì dentro va un piccolo spinottino
che di solito in cantiere viene buttato via perché trovano un sacchettino con dentro una cinquantina di pirolini, ok, diametro 2,5 mm, 3, lunghi 2 cm, dicono, ma cos'è sta roba? Bah, non lo so. In realtà quello lì è l'elemento di giuntura tra paraspigoli, cioè ferma, blocca il paraspigolo. Quindi il paraspigolo, se io lo monto, o rompigoccia, scusate, uguale, lo monto con la colla a tutta superficie, perché quello che vale per il rompigoccia vale anche per i paraspigoli. Sono elementi di resina premontata. Okay? Nel momento in cui io li incollo, ripeto, li installo, devo avere tutta superficie, tutta lunghezza, e in più devo avere gli elementi di congiunzione. Se io metto la colla e metto l'elemento di congiunzione, questo cretto non si fa. E se per caso faccio un cappotto e vedo questo tipo di cretto, come posso sistemarlo? Diventa un grosso problema. Perché lo ritoccate e si fa ancora. Cioè, come fate? Pensate, avete una facciata alta 12 metri, come fate? Ma faccio una rasatura alta 20, cioè, sono tutte cose che vado in attrito, no? con la proprietà. Quindi, sapendolo prima, lo prescrivo anche a livello progettuale. Anche qua, angolo smussato, vado più nello specifico, non avendo gestito bene la giunzione di reti in quest'angolo, diciamo che non è a 90 gradi, trovo un cretto e altri cretti ancora in giro, quindi la casa era un po' una carta geografica. Appena finita l'intervento, finito 8 mesi prima del nostro arrivo, allora lì partiamo anche con un'analisi, una diagnosi non invasiva, cioè con la termografia, perché ho detto, se tanto mi dà tanto, voglio capire sotto, cercare di capire anche la mappatura della tessellatura. Facciamo la termografia, quindi dall'analisi termografica cominciamo a vedere che nei punti d'angolo, piuttosto che in alcune pareti, anche qua vedete la foto in basso a sinistra, è chiaro che nell'angolo dove di solito prescriviamo, Cortexa ci insegna, ma anche tutti i manuali di posa delle aziende che conosciamo tutti, ci dicono negli angoli dobbiamo raddoppiare la tessellatura perché l'angolo è un punto dove è soggetto, diciamo, a degli sforzi particolari, perché il sole gira, scalda una facciata e una facciata si muove in un modo, gira, poi si raffredda, l'altra facciata si muove nell'altro modo, e quindi l'incrocio di queste tensioni fa sì che l'angolo sia quello più soggetto a movimenti. Quindi è per quello che va tassellato di più. Non perché lo dico io, perché lo dice Cortexa e tutti i manuali di posa. Qua non è stato tassellato, anzi, nell'angolo i tasselli erano inferiori rispetto al dovuto. Anche qua veniamo, se vedete la foto sempre in basso, capisco che, come dicevamo l'altra volta con riferimento ai cappotti, l'angolo della finestra non è stato ricavato da pannello intero. E qua lo vediamo. Quindi comincio a vedere che mancano tasselli, i pannelli sono stati tagliati non correttamente. Altra foto, anche qua vedete, i tasselli sono mancanti specialmente nella zona d'angolo, quindi abbiamo fatto tutta questa mappatura. E quindi dalle diagnosi, diciamo, non invasive, in questo caso la termografia, hanno dettato le diagnosi invasive. Andiamo a rompere in certi punti per capire che cosa in più manca, ok? Andiamo a rompere in fianco alla finestra e lì vediamo che il cappotto, in questo caso in EPS caricato a grafite, un buon prodotto, è frasato contro i contorni in marmo. Non si fa, bisogna lasciare un piccolo spazio che tipicamente va riempito con la spugna, va messa una spugnetta espansiva che è permeabile all'umidità, impermeabile all'acqua, che qua non c'è. Quindi la rasatura che è, diciamo, stesa sul pannello in EPS non ha possibilità di via di fuga e quindi entra in tensione e da qualche parte deve scaricare questa tensione, no? E partono appunto i cretti. Altra situazione, tiro via, comincio a staccare un pezzo di pannello e vedo che i pannelli sono stati posizionati con i bolli, ok? Ma io l'ho sempre messo a bolli, vabbè, però Cortexa, piuttosto che i manuali di posa delle aziende
che commercializzano, producono i sistemi a cappotto, ti dicono o cola tutta superficie, analizzando il fondo, oppure a perimetro e bolli e trabolli. Però noto un'altra cosa, vedete che vedo un cerchio color nocciola. Nello specifico è questo. Staccando il pezzo di cappotto, vedo che la colla è bianca, mentre il fondello è nocciola. Il nocciola è la vecchia pittura. Cosa vuol dire? Che già i bolli non vanno bene. Ma in questo caso vuol dire che la colla del bollo si è attaccata alla vecchia pittura, che non ha nessuna resistenza meccanica, o poca. Ok? Diversamente, la lavorazione corretta, dicevamo prima, è il perimetro e i bolli. Perché tre bolli e il perimetro? Perché sul perimetro io creo un cordolo dove, andando dopo a tassellare, mi trovo sempre la spinta dietro della colla, e in più va un tassello centrale nel caso dell'EPS, e quindi che vada io a mettere il pannello e Nicola, che ce l'ho di fronte, a mettere la tassellatura, sappiamo che in centro al pannello c'è sempre una plotta di colla. Ok? Però la cosa interessante in più, vedete che è la sommatoria di cose, no? Non ho controllato il fondo, quindi la colla l'ho attaccato su una sorta di farina. Non ho messo il perimetro con i trabolli. Andiamo a vedere la rasatura adesso. La rasatura era da 4,2 mm circa, buona. Però, vedete che è questa, però la rete era stata appoggiata al pannello in EPS. Quindi la rete non lavora. Dicevamo prima, la rete dovrebbe essere più verso di me possibile, quasi che io intraveda la trama prima di fare l'intonachino. Va bene anche così. Perché anche l'intonachino comunque fa parte della, diciamo, restituisce una resistenza meccanica a compressione del sistema. Poi vedremo perché vi dico questo. Quindi la rete non andava bene. Questo va bene. Prima devo rasare con lo spatolone R16 la prima mano di colla, quindi denti molto grossi. Vengo giù, stendo la colla, appoggio la rete e schiaccio, quindi faccio venire fuori la colla, annego la rete, diciamo, all'interno dello spessore della rasatura. Così è la procedura corretta. Anche qua vedete, nella foto in alto si vede quel cretto in orizzontale. Andando dopo a rompere in quella posizione lì dove c'era il cretto, abbiamo visto che anche qua, che c'era il capotto andava a finire contro una partizione fatta in pietra, il capotto era stato frasato contro la pietra, quindi non aveva possibilità di scaricare le tensioni perché era incastrato dentro. Di conseguenza, da qualche parte la rasatura salta e ha fatto questo tipo di fessurazione. Ma allora, nel primo incontro con i posatori, ma anche con la direzione lavori, abbiamo fatto un incontro extragiudiziale. Questo di cui stiamo vedendo oggi è un contenzioso sistemato extragiudizialmente, perché abbiamo preparato tutta una relazione, ci siamo seduti, abbiamo parlato e siamo riusciti a chiuderlo, ok? Mettendo davanti le responsabilità alle varie figure. Quindi le domande che abbiamo fatto, no? Per portarli verso a una consapevolezza di quello che hanno fatto, alcune delle domande, per esempio, sono queste. È stato verificato il fondo con riferimento alla planarità e alla resistenza a strappo? Quello che dicevamo prima, no? L'effetto farina di fondo. Il direttore lavori comunica di non aver controllato né la planarità del fondo, né ha verificato la resistenza del fondo mediante prova strappo. Quindi il direttore lavori dice no, io non l'ho fatto. L'applicatore dichiara di aver controllato la planarità del fondo, riscontrando il fatto che lo stesso non fosse perfettamente planare, senza però dare indicazioni numeriche,
ma anch'esso non ha verificato la resistenza del fondo mediante prova strappo. Quindi lui dice, io ho provato con la pertica, sì, c'era qualche piccola imperfezione, ma mettendola giù a bolli, dopo in qualche maniera la recupera, no? Durante la posa. La prova strappo è questa prova che si fa tipicamente, si prende un metro quadrato di rete, spolvero la facciata, metto la colla, metto la rete, schiaccio la colla, dopo una settimana questo metro quadrato di rete lascio i lembi aperti, tiro, se il 70% della colla mi resta attaccato alla facciata posso andare avanti con l'intervento, se invece il 70% della colla mi rimane attaccata via alla rete devo toglierlo, devo rodarlo, devo fare qualcosa, ok? Mi devo preoccupare. Altra domanda, è stato steso il primer sul vecchio intonaco? E se sì, quale tipo e marca? Il posatore afferma che gli sembrerebbe di averlo utilizzato, un primer, però non ricorda né la marca né il tipo. Ok? Mi sembra di sì. Questa è la risposta del posatore. E qua noi si scrive, no? E poi si riporta in relazione. Come è stata posata la colla sui pannelli isolanti? L'applicatore conferma di non aver incollato i pannelli secondo indicazioni di posa riportate in manuale Cortexa, bensì di averli incollati con tre file da 6 bolli ciascuna. Quindi lui dice, sì, so che Cortexa dice così, ma io ho sempre fatto così e le ho posate con tre file da 6 bolli. Quindi ho messo tanti bolli. Come sono stati posati i pannelli isolanti? Sormonti, incastri, angoli, finestre? L'applicatore conferma di non aver posato i pannelli con manuale Cortexa. Dice, sì, lo so che bisognava stare attenti, però sai, io il prezzo, avevo fretta, soliti discorsi, cercando di sfalsarli il più possibile. Come sono stati posati i tasselli e fino a che profondità nella muratura, anche questo è importante. Segnalare marca, lunghezza e tipo. L'applicatore afferma di aver utilizzato tasselli della Fischer, in questo caso, di lunghezza circa 15-16 cm, incassati nella muratura per una profondità pari a 5. Ok, dove sta il problema? Anche qua, che poi abbiamo verificato, poi vi farò vedere, dipende anche dalla punta da trapano che si usa, perché se io uso una punta da trapano che è un millimetro, invece da 12 la uso da 13, per esempio, o da 10 la uso da 11, che c'è, il tassello non riesce a fare forza nella muratura e quindi non fa resistenza a strappo, ok? Quindi anche qua le attrezzature, l'importanza di utilizzare l'attrezzatura corretta. Che spessore ha la rasatura? L'applicatore dichiara di aver rasato i pannelli con una rasatura di spessore pari a 5 mm, dichiara inoltre di aver utilizzato una rasatura di marca e lì c'è dentro la rasatura. In effetti ha usato non proprio 5 mm, ma 4 mm abbondanti, quindi potrebbe andare bene. Anche perché Cortexa, i manuali tipicamente sono 3 mm, 2,7-3. Nei nostri cantieri minimo è 5,6. Ma però, insomma, se arriviamo a 3, almeno la rete deve essere messa nella posizione giusta. Lui ha fatto più di 4,3, quello che è, però la rete era posizionata in modo non corretto. Che tipologia di rete è stata usata e come è stata posizionata a livello di spessore o sormonti, zona finestre o altro? Segnalare marca, tipo e peso. L'applicatore qua ci dice, dichiaro di aver utilizzato una rete da 160 grammi, annegandola al centro della rasatura, ma non rinforzandola nei punti finestra come esplicitamente scritto nel manuale Cortexa. Cioè dice, io ho usato una rete da 160 grammi e va bene, dice di averla messa in centro e non è vero, e ci dice anche di aver messo solo la rete, quella planare normale, okay? Nessun rinforzo. Che finitura è stata fatta sopra la rasatura? Segnalare marca e tipo. L'applicatore qua dichiara di aver finito la rasatura con una pittura acrilsilossanica. Conferma di non aver steso intonachino sopra la rasatura, come invece prescritto da tutti i manuali di posa delle aziende produttrici dei sistemi ETICS. Cioè, lui cosa ha fatto? Ha fatto le due rasature di colla. L'ultima rasatura l'ha frattazzata e sopra la rasatura ha dipinto. Anche questa è una terza non conformità, perché, come ho detto prima, l'intonachino che noi tipicamente utilizziamo di granulometria pari a 1,5, non di meno, fa parte del sistema di resistenza della stratigrafia della rasatura, quindi l'intonachino fa parte del sistema. Quindi
non aver messo l'intonachino, aver fratazzato e dato una pittura, ha indebolito la resistenza di questo esoscheletro. Adesso però andiamo a vedere quindi cosa abbiamo fatto per consigliare il ripristino. Tra l'altro con Nicola, sono stato con Nicola a fare tutte le verifiche, battendo sopra il cappotto, in alcuni punti il cappotto si muoveva, quindi fletteva leggermente, segno che la tassellatura non aveva preso dentro la muratura. E in quei punti lì erano presenti ulteriori carte geografiche di Creti. Intervento di ripristino. Vabbè, qua allestimento cantiere, impianto cantiere con predisposizione di corretto elettrico, abbiamo segnato un po' tutto, il ponteggio, smontaggio e rimontaggio pluviali, tendaggi, con rimontaggio fine lavori, perché la casa era finita ma si doveva rifare il lavoro, smontaggio battiscopa con spianto dei cantieri e pulizia finale. L'intervento però di ripristino vero e proprio, quella è la cornice, l'intervento di ripristino prevedeva un consolidamento ancoraggio campotto esistente mediante l'inserimento di schiuma adesiva nell'ordine di 8 punti a metro quadro. Cosa vuol dire? Che abbiamo battuto, nelle varie foto vedremo anche dopo, abbiamo battuto col battifilo proprio una maschera, diciamo, di punti, e in quei punti, indipendentemente ci fosse il tassello o meno, se c'era il tassello ci si spostava, abbiamo fatto inserire della schiuma adesiva. Quindi, schiuma adesiva, ecco, più o meno una cosa del genere, simile a questa, quindi si entra nel sistema, si schiuma e con la pistola poi si viene indietro e si continua, ok? È vero che dietro c'è la vecchia pittura, sì, ma diversamente avremmo dovuto togliere tutto, ok? Non l'abbiamo fatto perché sono interventi che abbiamo già fatto e hanno dato un buon risultato, perché si innesca un fenomeno di effetto ventosa, ok? Quindi tutto il sistema, nel momento in cui è presente questa schiuma molto fitta, diventa una grossa ventosa e il sistema resta fisso. Però in certi punti non era possibile avvalersi solo della schiuma, vedremo dopo, e abbiamo lavorato anche con l'aumento di tasselli. Fornitura e posa, eccolo qua, fornitura e posa dei tasselli numero 6 a metro quadro, ove verrà riscontrata una situazione di distacco anche mediante la visione delle immagini termografiche. La tassellatura è previsto venga maggiorata nelle zone d'angolo. Quindi dove serviva, siamo andati a segnalare noi dove tassellare, vediamo per esempio in quella zona in alto a sinistra, quei puntini che vedete invece sulla foto di destra è la mappatura della posizione della schiuma, okay, quindi si inserisce dentro la pistola della schiuma che ha l'ago metallico e si fa la schiumatura che vi dicevo prima, e poi in qualche punto, per esempio nelle zone d'angolo dove la tassellatura mancava anche sotto, abbiamo fatto aggiungere dei tasselli. Invece nella prossima foto, vediamo un attimo, ecco, in quella parte qua c'erano questi 2 metri per 1,50 che praticamente si muovevano, ok? Anche se di poco era percepito il movimento. Di conseguenza in quel punto lì abbiamo determinato questo tipo di tassellatura fissa, oltre a tutta la schiumatura che vedete sul resto della facciata. Stesura di primer fissativo su tutte le pareti a consolidare il fondo, pronto per la successiva lavorazione. Quindi, fatta questa preparazione di fondo, riposizionati, quindi tolti i famosi rompigoccia, riposizionati i rompigoccia, come vi dicevo prima, con la colla a tutta la superficie lineare, piuttosto che le giunte, rimessi i paraspigoli allo stesso sistema, si è prevista la stesura di un primer che si va a analizzare in funzione della stratigrafia di fondo, quindi con l'azienda che ha diciamo prodotto i materiali stesi in opera, si è fatto un ragionamento su quale fosse il primer più giusto da dare sopra l'acrilico silossanico, che mi possa quindi poi portare la successiva rasatura armata che è stata fatta. Quindi rasatura di pareti facciate date in 2 mani armata, con rete rinforzata interposta, quindi non è una rete da 160 grammi normale, ma è una rete a 160 grammi a resistenza a trazione maggiorata, oppure una rete da
185 grammi, 210 grammi, dipende marca e tipo, ma ci si ragiona, ok? È rinforzata. Sotto ai bancali abbiamo inserito, prima della rasatura, tutta una serie di spugne espansive. Vedete sotto il bancale, ma anche sul fianco della spalla della porta. E poi però, a rasatura completata, vedete la rasatura a sinistra è stata aperta, ok? È stata aperta e dopo è stato inserito il sigillante MS polimero prima della, dell'intonachino. L'MS polimero da utilizzare in questi casi è Shore 25. Cosa vuol dire Shore 25? Tipicamente noi usiamo Shore 25 o Shore 65. Shore 25 è un MS polimero abbastanza morbido. È tenace ma morbido, quindi ha una certa, accetta una certa compressione. Mentre lo Shore 65 è più un collante, quindi è più rigido. Non potrei utilizzare qua uno Shore 65 perché sarebbe troppo rigido. Attenzione quando acquistate anche questi materiali. Poi, prima della rasatura, sempre le reti di rinforzo nella zona angolare. L'intervento di ripristino, quindi stesura di apposita rasatura impermeabile su rasatura parete a partire da quota pavimento finito fino a 30-40 cm dello stesso. Qua parla la foto, in pratica io faccio tutta la mia rasatura, prima di stendere l'intonachino parto da terra, mi alzo per 30-40 cm quello che ritengo per portarmi fuori acqua, il fatto che la mia rasatura potrebbe assorbire l'acqua di battuta pavimento. L'intonachino è parzialmente permeabile e quindi per evitare che la rasatura dietro possa, piovendo tanto, assorbire l'acqua, scongiuro questo fatto inserendo tra la rasatura finale e il mio intonachino questo prodotto, che è un rasante impermeabile, comunque traspirante. Ogni azienda ha il suo, la sua tipologia. Questo rasante noi nelle nuove costruzioni, vedete la foto in basso a destra, lo stendiamo anche prima della posa delle lattonerie, di bancalini in lattonerie piuttosto che dei marmi, diamo una passata di questo impermeabilizzante che protegge ulteriormente da infiltrazioni, specialmente nella zona finestre, attacchi a terra e quant'altro. Poi sulla rasatura stesura ovviamente del fondo colorato e stesura di primer e intonachino colorato acrilsilo ossanico antialga. Acrilsilo ossanico, abbiamo spiegato che l'acrilsilo ossanico è diciamo un prodotto che diversamente all'acrilico tradizionale ha la capacità di essere permeabile e impermeabile all'acqua, quindi non fa permeare l'acqua all'interno del sistema di stratigrafia finale e quindi non permette la proliferazione delle alghe, quindi chiamiamolo antialghe. E per chiudere, questo è l'intervento finito. Quindi questa è una piccola villetta, è stata ripristinata, è stato diciamo chiuso fortunatamente bene con il capotista che ha risposto alle esigenze del cliente, quindi si è caricato di tutte le spese inerenti e conseguenti. Questo perché la relazione che è stata prodotta all'inizio, che era una relazione molto corposa, che ovviamente il tempo non ci permette di verificare nello specifico, ha detto mi riservo, si è sentito con un altro tecnico, ha parlato con l'avvocato e alla fine ha detto va bene, ci metto le mani, lo rifaccio. Ovviamente non gli abbiamo fatto rifare tutto, come dicevo prima, quindi togliere tutto, rifare tutto, ma abbiamo progettato questo intervento di mitigazione restituendo diciamo soddisfazione al cliente finale, diciamo, e anche al capotista che insomma si è organizzato e in tempi brevi è riuscito a gestire il tutto. E, va bene, applauso, nel senso che si è chiuso bene.